un buon Natale trascorso a tutti voi. Oggi siamo qui per rivendicare, tra virgolette, un verdetto ingiusto a mio parere, revisionando il tape, riguardando i round. Siamo qui per parlare, per dire le motivazioni che poi hanno scaturito quello che è stato una cosa brutta per il pugilato italiano dopo aver combattuto un combattimento, un incontro nella maniera più corretta insieme al mio compagno, al mio rivale Giacomeni. Ecco, le motivazioni che hanno scaturito il casino, diciamo, di quello che è accaduto. Ma non viene la conferenza, scusate un attimo, di Silvio Franco. La telefonata è arrivata, magari è passata. Sì. Ecco, io poi a freddo, revisionando il combattimento, mi sono visto round per round e ho visto, dando un verdetto, dando un giudizio, che sono stato penalizzato sia nel verdetto finale che nel giudicare i round a livello parziale. Che la giustizia, insomma, a livello sportivo debba praticamente stare vicino agli atleti che meritano la vittoria. Se qualcuno vuole fare delle domande. Ciao. Il giudice viene tra poco. Ok. Qui c'è il filmato che sta scorrendo e niente, i round che mi vengono distribuiti persi, cioè non riesco a capire come i giudici, come quelli che abbiamo avuto con la loro esperienza, hanno potuto darmi la perdita nei round che mi hanno visto vincitore. Sono qui anche a dire che sono stato visto il combattimento di marzo, che dove avevo vinto, che mi è stato attribuito un paio, questo combattimento di dicembre si è ripetuto alla stessa giuria, addirittura con un arbitro di parte, cioè di Parma, cioè il luogo dove abita Giacobbe. Questo mi dispiace perché sono stato, ecco, mi sento male amministrato a livello manageriale. Non so chi abbia scelto l'arbitraggio, i giudici. Per cui, ecco, sono un atleta che ha dato tanto lustro allo sport italiano, allo sport del pugilato, il mio curriculum parlo da solo. Laddove io avessi meritato la sconfitta, come tante volte ho avuto le sconfitte e me la sono presa, laddove ho preso una sconfitta non meritata, ho fatto un ricorso, ma sempre nel modo migliore, insomma, nella realtà, nella sportività, cioè quello che questo sport insegna. Ecco, qui è venuto a mancare tanti i valori che questo sport ci insegna, ecco, la lealtà, il rispetto per l'atleta. Scusa. Io direi, dici che sei stato amministrato malissimo, non dimentichiamo la tua carriera, voglio dire, la tua carriera, come pugile a 40 anni quando non si poteva combattere più in Italia, hai avuto tante opportunità, voglio dire, sei diventato campione due volte del mondo con me, sei stato varie volte sfidante all'Europeo, sei stato sfidante al campionato del mondo. Mi sembra che uno che ha 46 anni sia stato amministrato non male, benissimo, voglio dire, se tu pensi minimamente che ci sia una situazione, te lo dico un'altra volta, in cui tu pensi che io tenevo una parte o l'altra, quanti sbagli, perché il cervello come funziona a te, funziona lui, anche con lui ci sono quelle situazioni che come parlo con te, parlo con lui.
Voglio dire, non ci sono situazioni di figli e figliastri, non ci sono mai stati, come non saranno mai i miei figli, figli e figliastri. Voglio dire, io voglio bene i miei figli a uno come all'altro e cerco di sgridare a uno come all'altro. Non mi sono mai permesso, e credimi, ma te lo dico col cuore, Natale, sono le feste, te lo dico un'altra volta col cuore. Se tu pensi minimamente, ok, che io tenevo dall'altra parte, o quell'altro possa pensare che io tenevo dalla tua parte, c'è un errore gravissimo, voglio dire, non grave, gravissimo. E poi quando parliamo di arbitri e giudici, non sono io che scelgo gli arbitri e giudici, bensì qua c'è Mauro che fa parte del WBC, la giuria bisogna rispettarla, da dove arriva arriva, voglio dire, c'era un romano, c'era uno di Parma, c'era uno di Napoli, non è quello, il discorso è che un po' tutti noi ci sono delle storie, io non mi stupisco, io ti posso dire, oltre il 70% degli appassionati di chi guardava il pugilato, avevo visto un punticino a favore di Silvio Bracco. Okay. E su? Non può negare, voglio dire, sono io il primo che lo dico, come l'ho detto sempre. Voglio dire, in questa situazione non ho visto il match come l'altra volta, tanto è vero che sono arrivato purtroppo in ritardo anche solo io. Non è questa la situazione, lì si discute in maniera importante. C'è una situazione che già sull'Eng, se c'era qualcosa di male, e in base a io ho guardato non le 12 riprese, ho guardato le 24 riprese di quella che era, e voglio dire, ci sono momenti in cui, parlando anche con i giudici e gli arbitri, hanno detto attenzione, che se come l'altra volta non dobbiamo negare il pari, non ci deve essere un avversario, non ci deve essere un vincitore per forza. Questo l'ho detto. Voglio dire, poi ognuno vede il match come, voglio dire, io magari ti vedevo, se vedevo il match vedevo vincente te. E come ha detto il presidente del WBC, come sono manager di Fragomeni, sono manager di Silvio Bracco, e penso che sia giusto, a livello voglio dire, umano e di rispetto, voglio dire, nei tuoi confronti, gli ho detto immediatamente che era giusto darti la rivincita. Vuol dire, perché in un certo senso ci sono stato una volta vincitore Branco e una volta vincitore Fragomeni. Voglio dire, oggi è andato a Fragomeni nel punteggio, ieri hanno sbagliato o non hanno sbagliato, perché non puoi pensare che i giudici siano in malafede, ma questo te lo dico col cuore, vuol dire, non penso che i giudici, voglio dire, siano messi lì a fare, ma te lo dico col cuore. Poi qua c'è Paro Vecchio, c'è Mauro Betti, vuol dire, più di loro non so chi potrebbe dire qualcosa. Allora, rispondo io, quale compagno, moglie di Silvio Bracco, per un unico motivo, perché forse ancora è acceso da uno spirito, diciamo, abbastanza forte dentro di sé. Innanzitutto il fatto di aver usato la parola menageriale non significava che ce l'avesse direttamente con te, e poi ritengo che comunque questi sono fatti che si debbano lavare a casa propria, e tu lo sai bene, Salvatore, questo. Nel momento in cui tu mi tiri fuori il fatto che Silvio tu gli hai dato un'opportunità, nessuno ti nega questo. Scusami, non ti ho interrotto, ma questo per una questione proprio di... Stiamo parlando del combattimento, non della carriera. Ecco, no, ma ti vorrei chiarire una cosa, nessuno ti ha negato la tua managerialità, quindi la tua professionalità, nessuno vuole qui dirti che tu hai fatto o non hai fatto bene. Un dato è certo, Salvatore, il fatto che tu abbia usato Silvio, cioè abbia usato in questi termini, il manager è colui che gestisce le situazioni, d'accordo? Gestisci che cosa? Persone che diventano prodotti, questo è un dato di fatto, cioè la vita è fatta di questo. Silvio, come Giacobbe, come i tuoi altri pugili, sono un prodotto, per cui se tu non lo ritenevi contrattualmente potente, sicuramente non lo proponevi. Per cui è vero che lui, che tu hai dato un'opportunità, ma è altrettanto vero che Silvio l'ha data a te. Questo, come, voglio dire, per chiudere il quadro, quindi se tu sei stato la cornice intorno, o sei la cornice intorno ad un bellissimo quadro, è altrettanto vero che il quadro è altrettanto bello e altrettanto di valore. Questo per quanto riguarda, voglio dire,
la puntualizzazione di alcune cose, come tu l'hai tenuta a fare, è giusto anche che però qualcuno ti risponda in tal senso, così chiariamo che non ci sono, ecco, che non c'è una credine nei tuoi confronti, assolutamente. Menageriale, molto probabilmente mio marito intendeva dire un'altra cosa, che ai massimi vertici del pugilato, quale può essere la manifestazione o la sigla della WBC, non si è visto ben tutelato a livello arbitrale. Che cosa significa? Che non è che stavano in malafede, nessuno ha osato dire o ha usato la parola malafede per dire che i giudici erano in malafede. Questo dipende dalla coscienza dei giudici stessi, che ci dovranno dire, oggi vedo il signor Barrovecchio, ci dovrà dire se effettivamente lui ha agito secondo buona fede o meno. Rivedendo il match, io non credo che la dodicesima ripresa o l'undicesima possa essere data persa. Ora, sappiamo perfettamente che c'è un gioco delle tre, c'è il gioco delle tre parti. Uno dei tre si deve comunque, voglio dire, affrancare dalla neutralità e dire sì, forse ho sbagliato in questo perché siamo uomini.